Sara, allora, se ci puoi dire chi sei e che combinazione linguistica hai? Mi chiamo Sara Grizzo, sono una pordenonese trapiantata in Germania, lavoro come traduttrice dal tedesco e dall'inglese verso l'italiano e ho due filoni, diciamo, la traduzione tecnica e la traduzione più marketing, più creativa. Questo è quello che faccio principalmente. Ok, raccontaci quando hai iniziato a fare la traduttrice. Allora, in realtà io ho iniziato in un ruolo nel 2000, fine 2006 in un ruolo leggermente diverso dalla traduzione, nel senso che vivo in Inghilterra e ho iniziato a lavorare per SDL come linguista computazionale, quindi un ruolo che ha a che fare con la traduzione, però più con la traduzione automatica è un ruolo più, diciamo, tecnologico ed è lì che ho imparato a fare il post editing, che è un'altra delle mie specializzazioni. E diciamo che sono una traduttrice, diciamo, vera e propria dal 2010, quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa in proprio, quindi sono 10 anni, proprio quest'anno. Benissimo, quindi tu sei specializzata in post editing e anche in qualcos'altro? Sì, allora diciamo appunto ci sono le traduzioni, come ormai si dice, le traduzioni umane, quindi le traduzioni tradizionali, normali, poi abbiamo il post editing e poi un'altra cosa che faccio è la formazione. Da un paio d'anni con l'avvento della machine translation e orale, tutti vogliono sapere insomma come funziona, come si usa e quindi faccio anche questo, faccio dei corsi sia in presenza, adesso anche poi più online, vista la situazione, è una cosa che mi piace molto perché mi permette di interagire e di uscire anche dall'ufficio, anche insomma. Ti capisco. Sì. Come sei arrivata appunto a questo punto della tua carriera? Allora, beh, diciamo che dopo la laurea volevo, insomma, volevo rimanere nel settore, non volevo proprio cambiare del tutto, quindi poi col trasferimento in Inghilterra ho cercato appunto un'azienda nel mio settore e appunto sono entrata a contatto con la Machine Translation da lì. E poi da lì, diciamo, mi si è aperto un po' un mondo e quindi la machine translation l'ho sempre portata con me e poi pian piano ho iniziato a fiancare sempre di più anche la traduzione appunto umana, la traduzione normale e adesso tra l'altro mi è venuta sempre più voglia di buttarmi di più sul lato creativo, probabilmente avevo bisogno di poi di compensare la parte tecnica e sto anche iniziando un pochino anche a scrivere, quindi traduzione creativa, trascrizione e scrittura. Mi sto un po' muovendo anche in quella direzione, mi piace molto. Non solo tradurre, ma anche produrre e dire un po' io quello che voglio dire, insomma. Benissimo, senti, quali sono stati i problemi che hai avuto all'inizio? Allora, beh, diciamo, grandi problemi, devo dire, non ne ho avuti perché sono stata fortunata. È una cosa che consiglio anche a tutti, è fare questa esperienza da dipendente. Per cui nel momento in cui mi sono messa in proprio, il mio primo cliente era anche il mio ex datore di lavoro, quindi sono partita diciamo con una certa sicurezza e diciamo che la cosa più, non è stato un problema, ma la cosa diciamo più impegnativa, difficile è stata trovare proprio nuovi clienti da affiancare appunto quello che avevo già. E quindi insomma è stato faticoso insomma mandare i curriculum, farmi conoscere, crearmi una rete, è stata diciamo sì la parte più impegnativa, però non, per me non è mai stato un problema in realtà. È stata una sfida, poi in realtà è una cosa che non finisce mai, penso lo sappia anche tu. Certo. E invece ormai da professionista affermata, quali possono essere le difficoltà che devi superare? Allora, per me, diciamo, la grande difficoltà che ho, diciamo, più una di genere psicologico, nel senso che essendo libero professionista non hai la sicurezza, no, di uno stipendio fisso. Per cui sono sempre un po' lì sulle spine. Ormai ovviamente ho tanti clienti, l'attività funziona bene, però comunque sempre un pochino quella paura di fondo che poi magari se succede qualcosa, poi come faccio? Poi io ho anche una famiglia, quindi i bambini, insomma, come fare, no? Nel caso in cui le cose non vadano, all'improvviso non vadano più bene. E, diciamo che ho imparato con il tempo anche a conviverci. All'inizio magari 2 giorni di cui non succedeva niente in Outlook mi mandavano in panico, invece adesso ormai ho capito che insomma è fisiologico e anzi sfrutto i momenti di pausa magari o per rigenerarmi o per studiare o per fare qualcosa magari di diverso. Ecco, quindi questo è un po' l'unica cosa che mi mette un po' in crisi o anche il fatto, non so se lo saprai anche tu, quando diciamo sei in malattia, in realtà non sei mai malato, non sei mai malato, no? O il fatto che non hai proprio delle ferie pagate, no? Ogni volta che vai in ferie, quindi devi sempre pensare, devi lavorare un po' di più per mettere da parte quei soldi, eccetera. Però in generale, diciamo che il gioco vale la candela alla fine, non cambierei.
la libertà, insomma, di lavorare come voglio, con chi voglio, quando voglio, è sicuramente più vantaggiosa di questi timori o della mancanza di sicurezza, insomma. Bene, quindi il lato più bello del tuo lavoro un po' ce l'hai detto, no? La libertà. Esatto, la libertà, insomma, di fare, soprattutto di poter scegliere. Questo lo dico, insomma, dopo qualche anno di esperienza, ovviamente all'inizio è difficile anche essere, lasciarsi andare delle occasioni, per cui, diciamo, dopo un po' di tempo si può anche un pochino scremare, decidere che cosa si vuole fare, cosa non si vuole fare, si può variare, magari spostare di più su un filone per un po' di tempo, poi si può decidere magari di provare qualcosa di diverso e si possono fare le cose un po' come vuoi tu, insomma. Quello che mi mancava da dipendente era appunto la libertà di gestire i progetti come pensavo fosse più ragionevole, no? Invece purtroppo alle aziende ci sono determinate regole da seguire, determinate gerarchie, lo trovo molto limitante, ecco. Invece adesso mi piace molto il fatto di dire faccio le cose come voglio io. Non è detto che siano sempre, non sia sempre il modo giusto di farle, magari poi ho sbatto la testa anch'io, però mi sento un po' più a mio agio, insomma, nel gestire il mio lavoro, sicuramente. Bene, a questo proposito, hai commesso qualche errore nella tua carriera, del quale un po' ti penti, che non avresti, insomma, voluto Diciamo che commettere? all'inizio, diciamo che accettavo un po' di tutto. Non si tratta solamente di accettare qualsiasi incarico, ma anche magari di lavorare a delle condizioni che adesso, sì, per me sono disumane, insomma. Cioè, all'inizio ovviamente si ha questo timore, di non avere abbastanza clienti, non avere abbastanza entrate, per cui un po' avrei magari certe cose avrei potuto anche lasciarle andare, ecco. E poi all'inizio lavoravo tantissimo, cioè lavoravo veramente tante tante ore al giorno. Bene, non avevo ancora dei bambini, però effettivamente avrei dovuto già dall'inizio poi mettermi dei paletti, perché tendevo, insomma, a esagerare, ecco questo. Però ovviamente è difficile, bisogna anche un po' prendere la mano, una cosa che viene anche con il tempo. Ah, questo senz'altro. Quindi, beh, un po' hai già risposto in parte, no? Tu vivi di sola traduzione o no? No, no, infatti non vivo solo di sola traduzione, ho anche appunto il post-editing e appunto la formazione. Quindi sono questi tre, i miei tre pilastri. E devo dire che lo trovo molto, a parte il fatto che mi permette di variare sempre, perché io sono una persona poi che si annoia anche velocemente, purtroppo, per fortuna, insomma, quindi posso variare, un giorno faccio una cosa più creativa, un giorno faccio il post-editing, un giorno faccio un corso, il webinar, eccetera, o scrivo, insomma. Però vedo che nei momenti, proprio adesso, nei momenti magari in cui ci sono dei problemi o degli imprevisti, c'è sempre un pilastro che compensa gli altri. Ad esempio, adesso non posso fare la formazione in presenza, tutti i miei corsi sono stati cancellati e sto facendo un sacco di post-editing, per dire, no? E quindi è un po' come avere un paracadute, cioè tenersi aperte varie porte e un po' vedere un pochino poi come si evolve la situazione. E poi, non so, penso anche a chi fa, anche l'interprete, magari ci sono delle stagioni in cui ci sono meno conferenze, meno incontri, quindi si farà meno interpretariato, si farà magari più traduzione o altre cose, no, per dire. Per cui secondo me è sempre sensato cercare di un po' di differenziarsi in questo senso, di non puntare solo su un'unica cosa, perché come si vede qua, da un giorno all'altro può cambiare tutto. Sì, beh, sono Sì. perfettamente d'accordo. Ascolta, hai delle fonti di ispirazione? Allora, ammetto che qua io avevo già le domande, quindi sono preparata e ci ho pensato su, in effetti. Allora, la prima fonte di ispirazione in realtà è una persona che non c'è più, purtroppo. Forse qualcuno poi che ascolterà il video magari l'avrà conosciuto, ne avrà sentito parlare. È il professor straniero, il professore che ha seguito la mia tesi di laurea all'università, che era un insegnante alla scuola Interpreti di Trieste. Lui insegnava interpretariato dal russo, è una persona fantastica, e lui era veramente un maestro. Cioè, lui era un maestro nel senso che lui ti dava tutto, lui ti insegnava tutto quello che sapeva e non aveva paura di condividere le sue esperienze, le sue conoscenze, cercava sempre di tirare fuori il meglio da te. E io lo penso spesso, anche quando vado a fare i miei corsi o quando parlo con i colleghi, perché penso che sia fenomenale il fatto che lui non aveva mai paura di che il suo allievo diventasse un suo concorrente. A lui interessava veramente condividere e far crescere le altre persone.
Io cerco sempre di ricordarlo, il fatto di mettere in circolo la conoscenza, di condividere, di crescere insieme, non di vederci come concorrenti, come nemici, anche tra colleghi, no? E poi dopo io mi ispiro molto, devo dire, anche ai miei colleghi in generale, cioè non è una questione di colleghi più senior o cioè, di età, di esperienza. Io ho avuto recentemente l'occasione di conoscere anche un paio di neolaureati, è stato bellissimo. Non avrei mai, loro dicevano qualcosa da imparare da te, in realtà ho imparato tantissimo anch'io da loro, anche semplicemente dal loro entusiasmo, o dall'approccio che hanno alle cose, che è completamente diverso dal mio, che mi sto sentendo un po' dinosauro ogni tanto, e ho anche da colleghi che fanno cose diverse. Ad esempio, io posso dire che mi sono anche ispirata a te, perché io ti ho conosciuta tramite TradPro, e a me questa cosa di organizzare una conferenza, una giornata di formazione, a me sembrava un'impresa impossibile, e poi ho iniziato a pensarci e ho realizzato che una cosa purtroppo adesso è stata cancellata per colpa di coronavirus, però la conferenza sull'italiano che avrebbe dovuto esserci il mese scorso a Monaco era pronta, avevamo i relatori, c'era tutto quanto e c'erano anche molti iscritti, per cui per me è stato uno sprone dire insomma l'ha fatto lei e lo posso fare anch'io, e così tanti altri colleghi fanno tante altre cose, che fanno il podcast, che scrivono, che semplicemente condividono, perché un pochino anche quello che vedo è tra i colleghi, ma un po' sia in Italia sia qui in Germania, tendiamo ad essere un po' timidi, no? Cioè diciamo, no, ma io cosa ho da dire? Ma perché dovrei dire qualcosa? Ma io non sono una personalità interessante, perché invece no, in realtà ognuno di noi ha fatto un'esperienza e ha qualcosa da raccontare, poi abbiamo tutte delle specializzazioni diverse, dei percorsi diversi, per cui in generale il fatto di contaminarsi a vicenda, di ispirarsi, è quello che poi ci fa crescere. Quindi in generale direi di non sempre guardare, non so, Steve Jobs, lo guardo, certo, ho letto il suo libro, eccetera, però guardiamo anche un po' vicino a noi, no? E infatti la terza persona che ho scritto qui, che mi ispira, ad esempio sono i miei genitori. I miei genitori hanno un negozio e loro ogni santo giorno, da lunedì al sabato, si alzano, vanno in negozio, sollevano la sala cinesca e con impegno e con dedizione da anni e anni e anni, una cosa che io non riesco neanche a immaginarmi di fare per 40 anni sempre la stessa cosa, sempre lo stesso percorso, sempre la stessa sala cinesca, però per dire, loro mi hanno insegnato l'etica del lavoro, esserci per i clienti, giorno dopo giorno, non importa se sei stanco, se no, tu vai ogni giorno e ci sei, e sei lì e offri qualcosa, sei un punto di riferimento, quindi una cosa migliore che possa fare insomma, un genitore, no? Quella di, come esempio, vivere una cosa che poi tu ci cresci insieme e te la porti dappertutto. Poi vabbè, sono stata anche particolarmente fortunata in questo senso. Ecco, questi sono poi i miei modelli. Diciamo che attingo un po' dappertutto, sempre le antenne ben alzate per vedere se posso captare qualcosa anche nella quotidianità, ovviamente. Certo, no, benissimo. Senti, un'ultima cosa, che consigli ti senti di dare a chi comincia oggi il lavoro di traduttore? Allora, io so che è difficile perché tante persone mi scrivono, adesso che ho un po' di visibilità con i corsi, eccetera, e mi dicono, ma cosa mi consigli, che specializzazione, cosa faccio adesso, mi butto, non mi butto, mi impiego, divento freelance, insomma un po'. Allora, il primo consiglio che do, potendo ovviamente, perché magari qualcuno magari decide di puntare sulla traduzione, ma già ad esempio famiglia, quindi è meno flessibile, però ad esempio nell'ipotesi, finiti gli studi, diciamo in genere si è abbastanza liberi, no? Il mio consiglio è spassionato di trovare di andare a lavorare in un'azienda del nostro settore, può essere un'agenzia, può essere proprio un'azienda che magari ha un servizio linguistico interno, o un'agenzia di marketing, e di starci, io direi almeno un anno, anche due. So, è dura all'inizio, però è il modo migliore per conoscere, diciamo, dietro le quinte del settore, perlomeno un altro punto di vista, no? Perché poi dopo noi da freelance andiamo a inserirci in quel mondo lì, e se non sappiamo rapportarci poi con i nostri clienti diventa difficile, cioè diventa più faticoso all'inizio. Ad esempio per me, ho iniziato dopo 3 anni, 3-4 anni erano in ditta, ho iniziato a propormi esternamente ad altri e sapevo già le dinamiche, sapevo già cosa succedeva, no? Come si svolgevano i progetti, per cui riuscivo anche ad andare più incontro al cliente, cioè il cliente mi diceva dobbiamo fare questa cosa qui, io capivo già, allora quindi dopo io devo essere puntuale oppure devo segnalarti certe cose, e diciamo che nel momento in cui impariamo
ad aiutare il cliente, anche magari a prenderci un po' in anticipo, no? Magari a già capire, ah, qualcosa sta succedendo, magari qualcosa potrebbe andare storto, ho aperto il file, ho visto una cosa, chissà se l'ha vista il project manager, per dire, no? Nel momento in cui diamo questo valore aggiunto, diventiamo anche un po' più preziosi, no? Agli occhi del cliente, oltre a fare anche noi meno fatica, o magari risparmiarci, non so, delle lavate di capo, perché magari non sapendo poi cosa succede, magari rischiamo di fare anche ingenuamente degli errori, o se non far... farli apposta, però rifarli e poi dopo diventa difficile, no? Le porte magari un po' si incrinano già in partenza e si fa comunque molta molta più fatica. Io ho visto delle colleghe dell'università che si sono messe in proprio subito e allora è mancato questo passaggio e hanno fatto molta molta più fatica a inserirsi. Poi ce l'hanno fatta perché sono bravissime, però oltre alle competenze proprio diciamo di traduzione, interpretariato, scrittura, quel che è, ci vogliono anche tutte queste competenze di contorno, no? Che dicono tanto le soft skills, insomma, tutto quello che c'è, proprio saper porsi con i propri committenti, e questo si impara anche un pochino stando dall'altra parte, no? E quindi il mio consiglio è questo, se potendo di fare un'esperienza, e per, lo so che tanti studenti fanno il tirocinio, ma non è la stessa cosa, perché quando vai a fare il tirocinante ti mettono a fare altre cose in genere, io l'ho visto anche, ho seguito dei tirocinanti, e purtroppo non, magari non hanno, anche chi è dipendente ha le mani legate, può fare fino a un certo punto. Invece, essendo da dipendente, si ha anche più responsabilità, no? Quindi si impara anche a gestire lo stress e tutto quanto. E quindi assolutamente questo. Poi un'altra cosa, insomma, ma vedo che adesso i giovani lo fanno comunque, tenersi tanto aggiornati, cercare di seguire cosa succede, non isolarsi, e anche cercare di uscire, no? Adesso è bellissimo, ci sono un sacco di possibilità. Io penso, quando ho studiato, c'era... internet era ancora all'inizio, diciamo, non c'era LinkedIn, non c'erano tutte queste cose. Adesso è molto più facile seguire, entrare in contatto, però fare le esperienze di persona, secondo me, ha molto più valore. Nel momento in cui tu conosci qualcuno e l'hai visto come si muove, come parla, com'è, e poi magari devi averci a che fare a livello professionale, è tutto un altro rapporto, no? A me è capitato spesso di conoscere qualcuno online e poi dire, ah guarda, io sono lì in quell'occasione, ti va, ci vediamo per un caffè, ed è stato proprio come, cioè, dico, è scoppiata la scintilla, però insomma, ci siamo visti ed è tutto un altro rapporto. Io ho un sacco di contatti su LinkedIn, tante persone magari ci sono anche iscritti, però poi è morta lì, che peccato, magari sono persone fantastiche, però, vedi, quindi potendo, dico, andate, uscite, anche se avete dei clienti che sono bene o male nei vostri paraggi, andate a trovarli. Io l'ho proprio fatto anche sfacciatamente, ho detto, guardate, io verrei a trovarvi. E loro sono stati contentissimi, cioè nessuno mi ha mai detto di no. Anzi, e anche dopo, quando ti hanno visto magari una volta, dopo, guarda caso, ti arrivano gli incarichi, perché si confermo quello che stai dicendo, assolutamente. Sì. Cioè, ti hanno visto e detto, ah, ma c'è anche lei, cioè... Ovviamente se sei in un database è difficile poi, no? Come fai? Se non ti fai vivo, è normale, è fisiologico che ti dimentichi delle persone, no? E poi, un'ultima cosa, perché una domanda che mi è stata fatta proprio di recente, è che specializzazione, no? Che cosa, secondo te, quali sono i settori che hanno futuro, eccetera? Allora, qui, secondo me, vabbè, si può guardare un pochino. Ovviamente, se si sa che c'è un settore che è praticamente in crisi, magari non puntare su quello. Direi, o magari un settore troppo di nicchia, in cui magari ci sono anche pochi volumi, no? Io quello che consiglio è di fare qualcosa che piace, cioè di partire da qualcosa, magari da un hobby, da un interesse, perché poi diventa anche più facile lavorare. Io ad esempio faccio diverse cose nel campo della moda, perché a me piace cucire, quindi a me interessa più la parte, diciamo, anche lì dietro le quinte, e non la parte più patinata, ma la parte proprio più concreta, e quindi quando mi metto a tradurre questi testi, per me è proprio una... mi diverto, non sembra nemmeno di lavorare, mi piace, anzi mi impegno ancora di più, lo faccio ancora più volentieri, e mi viene anche meglio, no? Quindi il consiglio che do è partite dalle cose che vi piacciono fare, poi sperimentate, ovviamente, magari poi potete scoprire che, non so, facendo delle traduzioni, non so, magari in testo, che ne so, farmaceutico, magari scoprite che vi piace, che vi piacciono quei testi, vi piace quel settore, o magari vi rendete conto che non fa per voi, però non forzatevi mai a fare cose che non sono nella vostra natura, perché secondo me non andate lontano. Io ad esempio non ho provato a fare qualcosa di diritto,
No, non sono io, non sono io, e non mi piace nemmeno l'ambiente, non mi piace neanche tutto quello che succede, no? E spero di non averci mai a che fare, tra l'altro, anche tu come persona, insomma, come Sara, sì. E quindi è inutile, non lo faccio, e sto anche meglio, devo dire. E quindi lo so che all'inizio bisogna un pochino tastare il terreno, quindi, come ho già detto anch'io all'inizio, ho fatto tante cose diverse anche per sopravvivere o per provare. E quindi provate sicuramente, però non incaponetevi su una cosa che solo perché dicono tutti quanti che è pagata bene, che ha futuro, eccetera, e poi dopo non fa per voi. So, adesso si parla tanto di videogames, no? E anche io ci ho pensato, ho detto, ma se ci sono tanti volumi, sono le mie lingue, eccetera, però io non sono la persona che gioca ai videogames, quindi non saprei neanche parlare all'utente, a chi li usa questi videogames, perché non saprei neanche come si comunica, come si gioca, come si fa. E quindi ho detto, ma no, lasciamoli perdere questi videogames. Magari adesso appunto sto puntando più sulla scrittura, che è proprio invece nella mia indole, no? Ecco, quindi questo, fate sempre qualcosa. E anche, non solo proprio le specializzazioni, diciamo, cosa andate a tradurre, ma anche cosa fate per seguire la vostra attività, anche sui social media. Vi piace, a me piace tantissimo LinkedIn e ci passo anche troppo tempo alle volte, però mi diverte, proprio una cosa che mi piace, taggare, commentare, invitare. E altri mi hanno detto, io non fa per me, non riesco, sono timido, non mi piace, non preferisco, non so, andare alle fiere. Allora vai alle fiere, vai, cioè, nel senso, trovate anche voi, anche nelle vostre attività di marketing, perché poi vi dovete anche promuovere, trovate anche voi i canali che fanno più per voi, ecco, insomma, in cui vi sentite anche più a vostro agio, perché è inutile fare anche tanto, si vede che poi non vi viene naturale e vi viene anche male, ahimè, è così, anche per me ci sono delle cose che non riesco, proprio per come sono fatta io, e quindi lascio perdere, faccio meglio altre, quindi sono anche più serena e più contenta, in generale. Benissimo, grazie, ottimi consigli direi. Grazie mille Sara e alla prossima. A presto, ciao! Ciao! Ciao.